Restiamo ancora a Pescara per collegarci adesso in diretta con il nostro Luca Pompei per parlare di quello che è accaduto questa mattina proprio a Pescara in via Aterno con un cavallo tranquillamente a spasso per la città in mezzo al traffico. Luca, com'è andata esattamente e qual è stato, quali sono stati appunto i commenti anche degli utenti sui social? Ciao Anna, beh, oggi abbiamo voluto scherzare un po' l'ennesima foto che ci è giunta in redazione dell'ennesimo calesse in mezzo al traffico a Pescara, in particolare, tra un po' lo vediamo, su via Aterno. Ecco, qua noi abbiamo realizzato questo post che tra l'altro ha ricevuto tantissimi, tantissimi commenti, ovviamente scherzosi. Adesso ve ne leggerò qualcuno, ma intanto abbiamo voluto commentare così. Non sono bastati i recenti provvedimenti dell'amministrazione comunale che ha posto precisi divieti. A Pescara non c'è giorno in cui, specie se assolato come oggi, non si perde l'occasione di fare una sana galoppata in mezzo al traffico. Ed ora sbizzarrite più che i cavalli i vostri commenti. E ovviamente non si sono fatti pregare i nostri amici sui social. Giampiero Pieroli a Pescara, sono a cavallo. Francesco Mantilla, forse non ha problemi di Green Pass, ma poi Stefano Giordano commenta: visto il costo del carburante, conviene farsi un carretto. E poi ci segnalano che anche a Colle Renazzo spesso ci si imbatte in questi calessi. Altri commenti brevemente, Anna, che ci sembravano simpatici, ve ne trovo un altro paio. Allora, la vera rivoluzione green è questa, non le auto elettriche. E poi un commento in dialetto, perché Luca Valle narconosce lo semaforo roche, come si suol dire. E questi sono, insomma, alcuni dei commenti che abbiamo registrato, commenti ovviamente ironici e simpatici. La Su questo rivoluzione green in effetti ci sta, insomma, più green di quello. Anche perché molti dicono che con l'aumento della benzina non ci resta che fornirci di calessi e andare in giro a cavallo, insomma, in sostanza.